La Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ha iscritto il primo cittadino di Angri, Pasquale Mauri, nel registro degli indagati. L'ipotesi formulata per il primo cittadino dalla Procura è di corruzione aggravata. Si apre così ufficialmente il filone giudiziario sul caso Soget, l'azienda abruzzese finita nelle maglie degli investigatori per l'assunzione del figlio del primo cittadino proprio nell'organico della società di Pescara. Un atto ritenuto grave dal PM Roberto Lenza, visto che proprio in concomitanza dell'assunzione la Soget veniva incaricata dal comune di Angri con delibera di giunta per i rilievi, il censimento e il recupero della Tarsu con un agio spropositato che subito destò non pochi sospetti. Il primo cittadino infatti accordò alla società di Pescara il 30% dell'agio lordo. Successivamente, lo scorso 16 gennaio, una serie di lettere anonime indirizzate ai politici, agli organi di stampa e agli addetti ai lavori misero in evidenza il legame tra il primo cittadino e la società che si era fatta carico dell'assunzione del giovane figlio. Un'azione che il primo cittadino tentò di fare passare come un semplice stage formativo frequentato dal giovane professionista. La vicenda potrebbe avere nuovi ed eclatanti sviluppi, visto che le Fiamme Gialle hanno già acquisito una corposa documentazione sull'azione amministrativa di Mauri, suffragata anche dalle denunce fatte dai consiglieri di opposizione Cosimo Ferraioli e Antonio Squillante. Un'azione che ha di fatto riacceso in maniera forte i riflettori sul caso Soget, una vicenda che rischia di diventare un vero boomerang per la gracile amministrazione comunale, caratterizzata da critiche e da scandali. Ad indagare sulla vicenda gli uomini della polizia giudiziaria, guidati dal luogotenente Massimo Santaniello. L'indagine si basa sulla corposa documentazione acquisita dagli inquirenti. A difendere il primo cittadino è l'avvocato Giampaolo Salvati. Tarda ad arrivare dal Viminale una risposta sul possibile scioglimento per infiltrazioni camorristiche del comune di Pagani, ma la macchina elettorale pare essersi già messa seriamente in moto. Sono già 4 i probabili candidati già in lizza ufficiosamente: Gerardo Petti per Italia dei Valori, Vincenzo Paolillo, Pietro Pisacane e Giuseppe Barone. Proprio Paolillo sembra aver avuto il placet all'interno del PDL dagli ex fedelissimi di Gambino. Un'opzione che potrebbe creare una grossa frattura all'interno del partito di Berlusconi, che potrebbe arrivare all'appuntamento elettorale del 6 e del 7 maggio divisa in due. Per il PD potrebbe ritornare in maniera preminente in gioco la candidatura di Antonio Donato, già sindaco di Pagani, un PD che traccia invece l'identikit del suo candidato tra le liste civiche. Hanno deciso di uscire dallo scenario politico, almeno per il momento, Enrico Cascone e l'ex reggente Fabio Petrelli. Sembrano fuori dai giochi anche Massimo D'Onofrio e Salvatore Bottoni, finiti nelle maglie degli investigatori insieme a Cascone. Buone opportunità per Aldo Cascone. È un rigenerato Angelo Grillo che potrebbe tornare al centro, magari con l'UDC, dopo un accordo con Raimondo Pasquino, esponente di spicco dell'UDC salernitano. Una strategia questa che potrebbe riportare nell'orbita centrista molti bottoniani. Per Grillo non è escluso un più ampio e significativo progetto civico dell'area moderata. La querelle tra il primo cittadino di Scafati, Pasquale Aliberti, e il suo assessore Giacinto Grandito potrebbe presto risolversi con un pesante reintegro delle deleghe affidate all'ex vice sindaco. Un riavvicinamento avvenuto durante l'assise cittadina dello scorso 16 marzo. Grandito è rientrato in giunta in sordina, firmando la delibera numero 76 con il resto dell'esecutivo. Oggetto dell'atto deliberativo il più Europa, un ritorno più che un rientro, visto che le sue dimissioni erano state respinte proprio dal primo cittadino, quindi l'assessore Grandito non aveva mai realmente lasciato la sua carica, ripresa anche in previsione dell'approvazione del bilancio. Sarno adotta l'IMU, la nuova imposta municipale unica. È infatti in corso di redazione il documento per determinare le sostanziali differenze con la vecchia ICI pagata dai cittadini sarnesi. Con l'IMU non ci sarà più nessuna particolare agevolazione, nemmeno per chi detiene una sola casa. Dalle prime notizie trapelate dagli uffici dell'ente, probabilmente il calcolo avverrà sulla base della rendita catastale rivalutata del 60% e su questa nuova rendita si applicherà il 4 per 1000 per le prime abitazioni e il 7 per 1000 per le seconde case e i terreni.
Un raddoppio per l'erario che sancisce di fatto una nuova stangata per i contribuenti dei Sarrastri. Le nuove entrate IMU dovrebbero garantire lo stesso gettito tributario e garantire l'equilibrio di bilancio. Il risparmio che i contribuenti avevano accumulati con l'esenzione di questi anni sarà completamente riassorbito dalle nuove disposizioni IMU. Una boccata di ossigeno per le esangui casse dell'ente, che così potrà beneficiare del 50% delle entrate, mentre l'altra metà andrà nelle casse dello Stato.